In quest'ultimo periodo abbiamo visto Silvia e Michele sempre più affiatati, sempre più vicini. E attenzione perché a breve ci saranno delle importanti novità riguardanti proprio questi due personaggi. E sappiamo che il loro matrimonio è andato tra alti e bassi e hanno avuto verso la fine, insomma, della loro relazione una grandissima crisi e proprio a causa di questa crisi che alla fine Silvia ha trovato conforto in un altro uomo, in Giancarlo. Giancarlo, che sappiamo insomma che questo bancario che ha iniziato a frequentare Caffè Vulcano e adocchiato Silvia. E così, insomma, tra una parola e l'altra, tra una chiacchiera e l'altra, alla fine Giancarlo ha cercato di corteggiare Silvia. E Silvia, alla fine, in Giancarlo, possiamo dire che ha trovato quello che Michele in quel momento non gli stava dando. Ha trovato in Giancarlo la serenità, la gioia di nuovo di vivere, tutte cose che veramente in quell'ultimo periodo con Michele proprio Silvia non riusciva più ad avere. E, fatto sta che insomma Silvia e Giancarlo cominciano a frequentarsi e iniziano la loro relazione. Relazione clandestina. E relazione che però viene scoperta da Michele, perché Michele casualmente li vede da lontano, li vede insieme e li vede baciarsi. Michele però ha deciso in quell'occasione di non dire nulla a Silvia, cioè di non dirle che lui li ha scoperti, ma ha voluto continuare la vita di sempre come se nulla fosse. E a un certo punto alla fine Silvia si è decisa a raccontare tutto a Michele, si è intenzionata veramente a dirgli la verità, cioè che lei l'ha tradito, che sta frequentando un altro uomo. E quando le ha detto queste cose, Michele ha detto a Silvia: "Guarda che io lo sapevo già, vi ho visti insieme." E Silvia è rimasta veramente meravigliata, cioè le ha detto: "Ma scusa, cioè tu sapevi tutto e non hai fatto nulla, non mi hai detto nulla." E Michele in quell'occasione, insomma, ha spiegato a Silvia che aveva deciso così perché aveva capito i suoi errori, si è preso le sue responsabilità, perché ha fatto questo ragionamento, cioè se mia moglie mi ha tradito, va a cercare in un altro uomo quello che, di cui lei ha bisogno, che io evidentemente non gli ho dato, significa che anch'io ho delle colpe, quindi ho delle responsabilità. Ed è per questo motivo proprio che Michele non ha fatto scenate, non ha cominciato ad aggredire Silvia, insomma è stato veramente, ci ha avuto una reazione veramente inusuale, inedita, sicuramente non ci aspettavamo una reazione del genere. Fatto sta che insomma alla fine Michele va a vivere in un altro appartamento e Silvia continua la sua relazione con Giancarlo. E proprio a causa di questa relazione Silvia ha avuto insomma per molto tempo problemi con Rossella, perché addirittura Rossella non parlava neanche più con Silvia, con sua madre, perché non accettava la storia che lei aveva con Giancarlo e vedeva nella madre la causa, no, del fallimento del matrimonio, la causa insomma della separazione tra lei e Michele. Poi fortunatamente, insomma, le cose si sistemano, il rapporto tra Silvia e Rossella viene, diciamo, recuperato. E per quanto riguarda Giancarlo, ecco, Giancarlo è un personaggio che purtroppo non è mai stato approfondito a dovere, perché se ci pensiamo, effettivamente noi cosa sappiamo di lui? Che fa il banchiere, che ha lavorato per molto tempo a Bari, infatti insomma, parecchio periodo, per parecchio tempo non abbiamo visto Giancarlo perché appunto lavorava, era andata a lavorare a Bari e quindi Silvia e Giancarlo si vedevano ogni tanto nei weekend, ma niente di più. E quindi, insomma, è un personaggio che non è stato approfondito forse al massimo, è un personaggio di cui sappiamo veramente, veramente poco.
E quando Giancarlo ha detto a Silvia che molto probabilmente sarebbe riuscito ad ottenere il trasferimento di nuovo a Napoli, inizialmente Silvia non ha fatto i salti di gioia, sa? Addirittura sembrava scontenta di questa cosa, invece di essere felice di poter finalmente rivedere l'uomo che ama tutti i giorni, veramente ha fatto una faccia, un'espressione, come dire, ecco, cioè, infatti ci aveva un po' spiazzato questa cosa. Fatto sta che alla fine Silvia chiede, insomma, dice a Giancarlo che può, insomma, andare a stare da lei e, insomma, provare questa convivenza, una convivenza. Ed è così che da poco Silvia e Giancarlo hanno iniziato a convivere. E qui c'è stato subito, insomma, un episodio, perché quando Giancarlo era entrato a casa ha beccato Michele lì in casa che stava parlando con Silvia, e la mattina dopo Giancarlo, insomma, ha fatto presente a Silvia che le ha dato fastidio vedere Michele lì, ma Silvia ha detto: guarda che è venuto perché mi ha chiesto un favore, mi ha chiesto di aiutarlo nel convincere Rossella ad accettare il regalo che Michele vorrebbe farle, cioè quello di regalargli una macchina, mi ha chiesto di aiutarla, appunto, di aiutarla a convincere Rossella. Però Giancarlo, insomma, a lui ha dato fastidio vedere Michele lì, infatti ha detto a Silvia: sì, ma se era questo il motivo, poteva assolutamente chiederti il favore quando veniva a Caffè Vulcano o telefonarti, cioè non c'era bisogno di venire fin qua, ecco. E quindi, insomma, si è vista questa scenata di gelosia di Giancarlo nei confronti di Michele. E qui veniamo all'anticipazione che sta girando sul web in questi ultimi giorni. Io, come sempre, ti ricordo di guardare sempre le puntate, così sarai sicuro che l'anticipazione è corretta. E nelle prossime puntate dovremo vedere Michele e Silvia recarsi ad Indica, perché non hanno avuto notizie ultimamente di Otello, quindi decideranno di recarsi direttamente lì. E qui, in questa occasione, Silvia tradirà Giancarlo con Michele. E quindi tra Silvia e Michele scoppierà la passione e quindi, insomma, sarà un ritorno al passato. E vedremo però se questa sarà una cosa occasionale o se sarà l'inizio di una nuova storia d'amore tra loro due. E io voglio chiederti, secondo te, Silvia e Michele torneranno finalmente insieme o pensi che sia stata, che insomma, che quello che dovremo vedere sarà una cosa occasionale? E inoltre, sempre dalle anticipazioni che stanno girando, Silvia, insomma, si sentirà in colpa, ecco, di aver tradito Giancarlo, e oltretutto hanno iniziato Silvia e Giancarlo a convivere insieme da pochissimo tempo, insomma. Quindi non è che la loro convivenza inizia proprio benissimo. Comunque, scrivi nei commenti che cosa ne pensi, se ti piacerebbe vedere di nuovo insieme Silvia e Michele. Ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!